On my right, Miss Graf and Miss Sabatini. Presentate al pubblico presente alla Sporthalle di Almen, all'Albis Gutli, le protagoniste della seconda semifinale. Ecco qui Caterina Malejeva, associata alla sorella Manuela Malejeva. Caterina ha 17 anni, la sorella ne ha 19. Nelle classifiche mondiali Manuela Malejeva figura all'ottavo posto, Caterina Malejeva al trentesimo, personaggio conosciuto poiché Manuela Malejeva ha anche fra l'altro vinto una delle edizioni degli Swiss Open di Lugano. Ecco la Malejeva, nel corso della contro precedente dei quarti di finale hanno superato Bayern Thompson al terzo set in un confronto equilibrato e conclusosi 4-6, 6-2, 6-4 per le bulgare. Dal canto loro le avversarie sono le più quotate nel tabellone, giocano abbastanza spesso, va detto, Sabatini e Graf assieme, sono due grandi personaggi del tennis mondiale attuale. Alfred German dirige l'incontro, Steffi Graf si prepara a ricevere Graf e Sabatini, test di serie numero 1 contro Manuela e Caterina Malejeva. Manuela la prima a servire, 15-0 il parziale. Steffi Graf che cerca la doppietta a Zurigo, già si è qualificata per la finale, affronterà domani la cecoslovacca Sukova. Ecco intanto la graziosa Sabatini, giocatrice che figura al decimo posto delle classifiche mondiali. La giocatrice di Buenos Aires, che il 16 maggio ha compiuto 16 anni. Quando schiaccia così Steffi Graf c'è poco da fare. Steffi Graf. 30. Sabatini manda in rete 30 pari, Steffi Graf si prepara a ricevere. Giunta da New Orleans, Gabriella Sabatini ha un po' mal digerito la differenza del fuso orario e nell'individuale la sua avventura è durata ben poco. 30-40. È impresa servire su Steffi Graf, che qui procura a lei e alla compagna la prima palla di break d'entrata al primo gioco del primo set. Edwardic, Miss Malejeva. Annullata la palla di break, occasione dell'1-0 e la possibilità di conseguenza di conservare il servizio.
Excuse. Advantage, Miss Malieva. Manuela Malieva nel torneo di singolare è uscita al secondo turno battuta in modo chiaro dalla Gildenmeister con il parziale di 6-0-6-3. Costretta spesso in questo gioco d'apertura a ricorrere al secondo servizio, a ricevere impegnata la Sabatini. Game to Miss Malieva, Miss Malieva. Manda in rete. Zero da annotare però una palla di break, si erano procurate le due bulgare che, fatto abbastanza insolito nel doppio, pur essendo sorelle, non vestono stavolta allo stesso modo, è una specie di accordo nel doppio di presentarsi perlomeno in campo con gli stessi colori, con una tenuta similare, specie di regolamento e anche crediamo che in certi tornei si può essere penalizzati dagli organizzatori. Non siamo più al bianco che imponeva Wimbledon a tutti i propri tennisti, ma perlomeno si cerca quando si gioca in coppia di rimanere sulle stesse tinte, per l'occhio, per l'eleganza, che non ha nulla a che fare con il gioco vero e proprio. Time. Pubblico che si fa un po' più numeroso questo pomeriggio agonistico. Abbiamo già avuto modo di sottolineare come l'affluenza questa settimana sia stata particolarmente importante. La presenza di Steffi Graf è senz'altro un richiamo sicuro. Godiamocela nel servizio, nel suo famoso diritto, nei suoi rovesci, in tutto il repertorio. Un tennis che lei afferma essere forse ancora un po' lacunoso a rete, ma naturalmente in una relatività, perché lacunoso semmai, per essere più brava, delle sole due che la precedono in classifica, Navratilova e Christa Wertheloit. Data buona, proprio sulla riga, indovino il corridoio, anche se si grassa impegni. Di Graf è impegnata alla battuta, non può evitare in questo frangente tre palle di break. Serve su Manuela, cerca di sorprenderla col servizio centrale. Insistono, sono in forma Manuela e Caterina Malaieva, ben migliori in questo avvio di semifinale di quanto offertoci ieri nel quarto di finale, quanto mai laborioso, per imporsi su Bayern Thompson. Il break, il primo che annotiamo. Le bulgare in vantaggio per 2-0 tra la coppia tedesco-argentina. Caterina Malaieva al servizio. Thank you.
15. Maglie di racchette, racchette che si incrociano e palline che finisce in rete, 0-30. Lob difensivo riuscito all'ultimo istante. Fuori di poco, ma fuori. 15-30. Love, 40. E l'occasione, o le occasioni, perché siamo a 0-40. Di recuperare il break subito poco fa per Sabatini Graf. Proprio che sa essere spettacolare a questi livelli, bel intervento a rete della Sabatini. 50-40. Le bulgare doverosamente insistono maggiormente su Sabatini, che ha subito un vero e proprio bombardamento. Hanno poi aperto l'ultimo istante sull'altro fronte. Recuperano parzialmente ancora una palla di break per Graf e Sabatini. Dallo 0-40 al 40 pari. Caterina Malajeva serve su Steffi Graf. Caterina Malajeva, compiuto 17 anni, scorso 7 maggio. Il famoso diritto che è difficilissimo controllare, che è al quale replicare. Vantaggio Graf Sabatini. Altra palla di break. Sabatini riceve. A ritmo serrato gli scambi. Si diverte il pubblico. Parità. Advantage Miss Sabatini. Yes. Intercetta molto bene la replica dell'Argentina, parità ancora, laborioso questo terzo gioco. Advantage Miss Malajeva.
fuori ad insistere. Parità. Un alternarsi di parità, vantaggi. Non è mica finita, solo ora, è uno scambio che soddisfa il pubblico di Zurigo. Advantage Miss Sabatini. Contro break disappunto per le bulgare. Siamo quindi sul parziale di 2-1. Da ricordare che quest'anno le due coppie si sono affrontate agli internazionali di Francia in occasione del quarto turno. Sabatini e Graf riuscirono ad imporsi. Recitano qui il ruolo di favorite, sono testa di serie numero 1 del torneo, testa di serie numero 2 sono Garrison Nagelsen, superata al secondo turno da Gildenmeister Medrado, testa di serie numero 3 sono Malejeva, quindi la finale ideale della parte alta del tabellone, coppia testa di serie numero 4 sono McNeil-Moulton, che hanno rispettato il pronostico e sono riusciti a giungere alla finale. Hanno battuto nell'altra semifinale Kittelmeister Medrado con il risultato di 3-6, 6-2, 6-4. Serve Gabriela Sabatini. La 15. Riceve ora Manuela Malejeva. Sergio. Manca la replica a rete, 30 pari. Ottimo smash, non può far nulla Manuela Malejeva, 19 anni, 2 anni più della sorellina, nelle classifiche individuali, come ha detto, ottava tennista al mondo e trentesima Caterina, quella che vedete qui in primo piano invece è terza dei valori assoluti. Game to Miss Graf and Miss Sabatini. Steccata. E siamo sul risultato di perfetto equilibrio dopo il primo giro di battuta. Hanno perso il proprio servizio Steffi Graf e Caterina Malejeva. Break e contro break si ricomincia da capo con Manuela Malejeva al servizio e a ricevere Steffi Graf.
attacca un poco troppo precipitosamente, spedisce in rete, non è soddisfatta, 15-0. Ready 15. Si dava anche un poco febbricitante l'altro giorno la sempre graziosa Gabriella Sabatini, seguita qui molto attentamente dal padre. Chiude Malaieva, le due sorelle Malaieva seguite passo per passo da mamma Giulia. Numerosi titoli nazionali all'attivo per la madre che è la loro allenatrice. Parità. Quinto gioco del primo set, siete in collegamento diretto con la Sala Sportale Alment di Zurigo, quartiere dell'Albiskütli. Advantage Miss Malaieva. Fatica a trovare la soluzione, ha avuto diverse possibilità di vantaggio, serve ora nuovamente su Gabriella Sabatini. Nessuna delle giocatrici in campo ha ancora 20 anni. Proprio il mondo emergente del tennis femminile ad essere presentato sul centrale, tutto azzurro. Steffi Graf al meglio in questo frangente, demoralizzata Caterina Malaieva. E non è finita per Manuela, che continua ad essere impegnato in un lungo quinto gioco, quando si è sul 2-2 del primo set. Game to Miss Graf, Miss Sabatini. Perde il servizio, ha avuto diverse occasioni ad essere in vantaggio, un break importante a questo punto, Graf e Sabatini, vedremo fra qualche istante nuovamente Steffi Graf impegnata al servizio. Va comunque sottolineato che già
nei quarti di finale, Manuela e Caterina Malaieva, opposta a Bayern Thompson, erano state protagoniste di numerosi ribaltamenti di situazione. Avevano perso il primo set per 6-4, sono andate poi a vincere 6-2, 6-4 le altre due frazioni. Nel tabellone individuale era logicamente molto attesa Manuela Malaieva, testa di serie numero 3, giocatrice che sta, dopo aver superato il primo turno battendo la statunitense Nagelsen, è stata battuta velocemente da Gildenmeister 6-0, 6-3. Di Manuela Malaieva si è parlato con molta simpatia questi giorni per la affettuosa amicizia, come si usa dire, con uno degli allenatori svizzeri che pare abbia conosciuto proprio in occasione del torneo di Lugano. Dalla cronaca rosa, quella del centrale, per ritrovare Steffi Graf al servizio. Ovviamente uno dei belli incontri di doppio. Sono in campo praticamente le prime tre teste di serie del torneo individuale. Steffi Graf, numero 3, Elena Manuela Malaieva, numero 8, Sabatini, numero 10, dei valori mondiali. 15-30. Cioè, diciamo, in campo tre delle prime quattro. Fifteen, fourteen.